tutti e bentrovati su Lerniamo. È Natale, o quasi. E siccome siamo originali, abbiamo deciso di fare un video sul Natale in Italia. Ma mi spieghi il perché di questo cappuccio? Per creare un alone di mistero. Vabbè, ora ti sistemo io. Innanzitutto vorremmo chiarire che siamo perfettamente consapevoli che ci sono molte persone che non festeggiano il Natale e che questa è generalmente una festa associata alla religione cristiana, la nascita di Gesù, i re magi, eccetera. Tuttavia, qui in Italia Natale è ormai una festa associata accuse che non hanno nulla a che vedere con la religione, come per esempio fare shopping. E già, Natale ormai è una festa caratterizzata dal consumismo sfrenato. Nonostante il freddo e le temperature molto basse, tutti si riversano per le strade rigorosamente addobbate con luci e decorazioni per affollare i negozi e accaparrarsi i prodotti migliori da regalare ad amici e familiari o anche a se stessi. Molto spesso acquistiamo oggettini stupidi a tema natalizio che non useremo più fino al Natale prossimo, come questi per esempio. Sì, ma i miei fermagli sono bellissimi, non sono stupidi. Sì, ti sfido a portarli in giro. Un'altra tradizione natalizia italiana, come penso anche in altre parti del mondo, è decorare l'albero di Natale. Di solito tutte le decorazioni natalizie in Italia vengono messe l'8 dicembre, che coincide con il giorno dell'Immacolata. Sì, però badate bene a chi avrà la responsabilità di decorare l'albero, perché il risultato non a tutti è molto buono. Che cosa vorresti insinuare? Sotto l'albero, poi, ogni famiglia mette i regali che alla mezzanotte del 24, e cioè della vigilia di Natale, saranno scartati. Ovviamente, tra le decorazioni natalizie in Italia non può mancare il tipico presepe, anche detto presepio. Con la grotta, Gesù bambino, Maria, Giuseppe, l'asinello e il bue. Ma sei sexy! Devo provare a uccidere la pallina dall'altro lato senza toccarla. Non ci riesco. Oh. In ogni caso, ciò che davvero caratterizza il Natale di ogni italiano è il millenario dilemma pan duro o panettone. In ogni casa, ogni anno, è sempre la stessa storia. Tanti litigi su quale comprare e quale sia il più buono. La differenza principale è che il panettone ha all'interno i canditi. Un po' piccolo questo panettone però. Era finito il budget. Mentre il pan duro tradizionale è vuoto all'interno e si cosparge di zucchero a velo. Vi facciamo vedere la procedura.
ovviamente non può mancare lo spumante. Cin cin. Cin cin. Espressione del giorno. Durare da Natale a Santo Stefano. Durare da Natale a Santo Stefano significa durare pochissimo, proprio come il lasso di tempo tra il giorno di Natale, 25 dicembre, e il giorno di Santo Stefano, 26 dicembre. Ma motivo di litigi sono anche giochi come la tombola. Questo tradizionale gioco natalizio è come il bingo, con l'unica differenza che, oltre a vincere chi fa tombola e cinquina, vince anche chi fa ambo, terno e quaterna. Ovviamente i premi sono proporzionati. Però vorrei fare un pezzo in piedi. Perché? Perché altrimenti i nostri studenti non vedranno mai tutta la mia renna. Ah, ok, se non vedranno, proprio vuoi. Non vedranno mai che ha una sciarpa. Hai ragione. Ma quando finiscono le feste natalizie in Italia? Beh, tra Natale e Capodanno le feste si prolungano un bel po', più precisamente fino all'Epifania, ossia il 6 gennaio, che da un punto di vista religioso è il giorno della visita dei Re Magi a Gesù Bambino. Ma da un punto di vista più folcloristico, invece, viene associato con l'arrivo della Befana. La Befana viene di notte, con le scarpe tutte rotte, il cappello alla romana, viva viva la Befana! Non hai avuto un'infanzia? Non hai avuto un'infanzia? Nell'immaginario comune, la Befana è una vecchietta un po' bruttina, ma molto buona. Infatti, porta delle calze piene di dolci a tutti i bambini. Per tirare le somme, l'essenza del Natale italiano è trascorrere del tempo con le persone a cui si vuole bene, essere un po' più altruisti e rilassarsi e prendersi una pausa dalla routine quotidiana. Ora però fateci sapere nei vostri paesi quali sono le tradizioni natalizie. Noi vi auguriamo buon Natale e felice anno nuovo. Alla prossima!